Fare rete tra comune, sindacati, aziende e artigiani del territorio di Campi Bisenzio a Firenze, attraverso la firma di un protocollo che dovrebbe tutelare l'intero territorio, in parte notoriamente dedicato ad attività industriali. Si cerca di avvicinare il cittadino, o meglio il commerciante, all'amministrazione attraverso un percorso condiviso che possa dare buoni frutti e che non scontenti nessuno. In prima linea la qualità della vita, il rispetto per l'ambiente. Ne parleranno gli addetti ai lavori ogni volta che si presenterà un nuovo progetto, non solo quando è richiesto il bilancio annuale delle attività. Viene istituzionalizzato il tavolo per lo sviluppo dei Campi Bisenzio, è il tavolo dove siedono il Comune e i rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA, CGL, CISL, UIL, tutte le rappresentanze per rendere fisso non solo il momento in cui noi ci ritroviamo tutti gli anni per definire le scelte di bilancio, cioè prima dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune. E quindi qui viene istituzionalizzato quel momento, cioè il momento in cui si decidono per esempio la tassazione del comune o altre scelte infrastrutturali sui servizi sociali, concordandole insieme con le associazioni. Quindi c'è non soltanto questo, ma c'è anche la possibilità di convocare questo tavolo, quindi che viene appunto formalizzato e istituzionalizzato in qualsiasi altro momento dell'anno, su richiesta del comune o delle associazioni stesse. Per esempio, se c'è una scelta infrastrutturale sulla viabilità molto importante che dobbiamo fare, io credo sia positivo il fatto che su questa scelta si sia il massimo di concertazione possibile, di condivisione possibile, perché probabilmente alla fine su questa scelta, se non è soltanto calata dal lato dal comune, ma è condivisa con le rappresentanze, forse si arriva a fare anche una scelta.